A volte bisogna staccare un po' e oggi vi racconterò delle mie disavventure 2.0, cioè, perché sono proprio quelle fresche che quando le racconti, proprio liberatorie, no? Bene, allora, tanto per cambiare, sono in Olanda, oltre mille problemi che si creano, eccetera, sono alla ricerca di una camera. La camera. Stavolta cerco seriamente, legalmente, una camera con registrazione. Quindi comincio a scorrere tra i vari siti, tra i vari annunci su Facebook, nei vari gruppi, anche perché se ti affidi alle agenzie paghi 15 volte di più, ma anche le agenzie cercano di fotterti in tutti i modi. Quindi, su Facebook ovviamente bisogna stare attenti a vari mille scam, dove 9 persone su 10 sono scam. Gli annunci con deposito di 2 mesi, cioè quindi la camera ti costa 700 euro, però quando devi andare là devi dargliene 1.400 più 700 del primo mese. Sappiate che il deposito sono i soldi che si terranno, perché a fine permanenza loro troveranno qualcosa che non c'era. E voi potete avere prove, foto, qualsiasi cosa. No, i soldi non vi torneranno. In Olanda conviene di più comprare che affittare, anche perché i prezzi per l'acquisto, diciamo, sono un po' all'italiana. Peccato che loro guadagnano anche 4 volte in più di noi, quindi non è che sia un gran problema per loro. Infatti loro vivono in case di proprietà, sono loro, e ogni 10 anni le cambiano. Cioè noi neanche 50 anni ci bastano per pagare il mutuo di 100.000 euro di un monolocale, ma loro ogni 10 anni cambiano casa. Vabbè, comunque detto questo, in generale c'è emergenza, case, affitti, camere, posti letto ad Amsterdam, c'è più richiesta di quello, che c'è a disposizione, ma molte case, dove tanti, la maggior parte sono anche, i proprietari sono olandesi, lasciano sfitte le case perché gli italiani non sono ben visti e quindi gli italiani sono esclusi da come possibili affittuari. Quando cerchi la camera i prezzi sono esorbitanti. Amsterdam non ne parliamo. Tutte partono da 650 euro minimo, da 700, 800. Ma quanto guadagnano questi? Con o senza registrazione? Il 90% delle volte sono senza registrazione, tu se vuoi stare legale, tutto in regola e tranquillo, devi averla. Poi ovviamente vuoi la registrazione, devi pagare di più. Come ogni cosa ad Amsterdam si girano ogni minima cazzata a loro favore e abbindolano la gente che è proprio da scemi. Ah, bella, conveniente. Camera da 10 metri quadri, 800 euro. Camera da 12 metri quadri, devi essere studente. Camera da 8 metri quadri, 6 metri quadri. Cioè la foto che ti mostrano è da fuori la porta, perché la porta neanche si apre, va già contro il letto, che è puntualmente sempre da 2 piazze. E già la camera è piccola, cosa metti il letto da 2 piazze? Armadio non esiste. Letto incastrato, che non apri la porta contro il muro, contro la finestra, con sotto il termosifone, cioè, proprio bellissimo. No, vabbè, quando cominci a trovare qualcosina di leggermente più grande, sono tutte in lunghezza. Una barra. Un po' più grande, un po' più larga. E poi ci sono il meglio, proprio quelli che cercano di girartela come vuoi e cioè, la vincono, eh. Cameretta, te la fai andare, 800 euro, perché mai? Perché fuori c'è un balcone più grande della camera. E, vivo in balcone io, fatemi capire. E cosa me ne frega che c'è il balcone grande? Cameretta piccola, un buco, 800 euro, ma abbiamo un gran terrazzo con vista su Amsterdam. Ma come frega del terrazzo? Cioè, l'estate no. Questo vi pare il periodo perfetto proprio per godersi il sole e le belle temperature nel terrazzo sulla casa con vista ad Amsterdam. Ma che me ne faccio? Casa. Camera 800 euro, ma in centro ad Amsterdam. Ma chi se ne frega dove centro ad Amsterdam? Ma chi vuole essere in centro? Poi ci sono quelle 700 euro al mese, con signora di puli delle pulizie una volta ogni 2 settimane.
che pulizia una volta a 2 settimane. Quando becchi le persone giuste, ovviamente ci sono loro che manco leggono il messaggio, perché metti l'annuncio allora. Poi ci sono quelli che accettano la richiesta di messaggio, non ne rispondono più. Poi ci sono gli annunci senza foto, l'annuncio senza prezzo, PM, PM, ma che mi devi dire in privato? Non lo puoi scrivere là, quanto costa cosa? Ma sti segreti? Cioè c'è sempre qualcosa di sotto. E questi fottono, fottono, ma quanto mangiano? Ma vedete come campa Amsterdam e come campa l'Olanda, di turismo e gente che spende tutti questi soldi. Li finanzia proprio e loro godono. La vita ad Amsterdam in Olanda non è mica facile come sembra.